Salve a tutti, benvenuti in una puntata di questa serie su L'ombra della guerra, chiamato L'ombra della guerra e dell'ignoranza. Ora, che cosa? Ecco. Perché c'è qualche orco qua nel. Ho detto tu reggente le fosse. Mi dispiace. Vabbè, comunque. Allora. Va bene. Allora. Ricapitolando un po' la situazione, che da un po' che non tocco questo gioco, vediamo un po'. Esercito. Allora, qua ne ho già messi due. Qua qualcuno l'ho già infiltrato, qualcun altro non ce l'ha fatta. Quindi continuerei con le infiltrazioni. Allora, io direi farei infiltrare, iniziare oggi infiltrazioni con Amug, guida della catena. Oh, allora. Direi ordiniamo a lui di infiltrarsi qua. Ok. Caro guida della catena, tutto borchiato che neanche una sadomaso. Scusate, mi sono dimenticato la sua linea messa. Ok, fatto. Dicevo, ole. Allora. Qui. Infiltrati qua. Ok, conferma missione. Oh, perfetto. Perfetto, scusate. Perfetto, dicevo. Perfetto, perfetto. Ora che abbiamo messo una missione, dobbiamo, come al solito, raggiungere quel punto lì. Allora, il punto. Io so dov'è. Io so dov'è il punto, però devo un attimo segnarlo nella mappa. Ecco là. Perfetto, ora. È di là. Ma non posso andarci diretto. Bisogna andarci, entrare da una cacchio di cosa. Quindi, io direi cosa. Allora. Posso salire qui? Voglio salire su queste sbarre qua. No. No, mamma, non volevo. Sali. 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 Sali, sali su, sali su, ok. Poi, devo ricordarmi dove. Ah, ma qua c'è il solito discorso. Là non ci arriverà mai. Quindi io. Va, eccola. Ho fatto la cavolata, ma neanche tanto. Sali su, sali. Sali, sali, sali. Ok, qua le frecce mai sono piene. Allora, dov'è la caverna? È lì? No, è lì. Ok, e allora. Ah, perfetto. E adesso. Corriamo di qui per andare a fare quel solito nostro discorso. Scusate, permesso. Ci avrei da fare, scusate, scusate. Permesso, permesso, permesso. Allora, gatti, ero per eseguire una spallata. Ah, vabbè, io ma tanto. Aspetta, non la voglio fare. Io. Ah, questo tesoro mi rilascia qualche cosa. Niente, Dorian, niente. No, no, qua c'è nessuno, ma porca miseria. A volte sti comandi sono un po' così. Sabe, ha sconfitto il tuo reggente nelle fosse. Tutti sconfiggono i miei reggenti nelle fosse. Mi dispiace. Non sono contento della cosa, ma pazienza. Come posso dire? Me ne farò una ragione. Sali su, per favore, grazie. Allora, io direi adesso. Ecco. Vedi qua. Come? Oh, a posto. Allora.
Iniziamo, caro Amug della fossa, Amug guida della catena, è un epico. Amug contro. Chiediamo chi contro è. È il momento di insegnarti a Ah, combattere. Hog, formatore di vermi. Chi è il prossimo da Ok, macellare? hai 8 livelli di vantaggio, Esplodo! eh. Dovresti non avere eccessivi problemi. Anche se sei da solo contro questa lì, Shock Slam alla Kane. Ai vostri Sì, posti! però dovresti un attimo. Bravissimo! Dai, un altro colpetto. E olè! Oh, bello! Fuori campo! Home run, signori! Il nostro buon nostro amico ha appena segnato un fuori campo. Bene, ora. 7 Dorian, così. Gratis. Sono contento. Ora, io direi a questo punto di passare al prossimo. Di passare al prossimo esercito. Quindi, visto che questo già ce l'ho messo, direi andiamo con Amug. Allora, quanti ne ho? Uno. Ne ho 3, 2, 5. Allora, se mi va bene, Amug il bestione. Se Amug il bestione. Niente, il suo avversario mi sa che si conosce già. Allora, se va bene anche questa di Amug il bestione, faremo fuori anche questo capitano. Perché 6 in 6 direi che basta in avanzo. Contro. Ah, Kuga maestro armaiolo! Attenzione! Vediamo i dettagli. Il mio è che soffre il fuoco, giusto? Non soffre il fuoco, ma dovrebbe essere per le esecuzioni. Ma io c'ho qua. C'ha la gente questo. Rio bestiale, buono classe, catenere, contrattacco selvaggio. Ce l'ha. Niente. È impruscito da tutto il mio. Aspetta, facciamo una cosa. Perché mi sa che è meglio dargli qualcuno a questo Amon. Allora, esercito. Io non mi ricordo se gli ho dato gente a questo. Se gli ho dato delle. Se gli ho dato qualcuno a questo. Allora, Amug il bestione. Allora, ordina addestramento. Cosa gli diamo? Anzi, prima vediamo cosa abbiamo. Magari qualcosa che posso dargli senza. Ma io avevo delle robe. Perché adesso costa tutto qualcosa? Io l'avevo delle robe. Io ce le avevo. E che cazzo. Manda di guerriero anziano e guarda di arcieri. Manda di guerrieri. O arcieri o. Cacciatori. Boh, guerrieri. Prendiamo 400 e dagli guerrieri. Ok. Bene, va bene. Allora, ma ora che c'hai guerrieri, mi sento un po' più tranquillo. Forse, spero. Ho motivo di stare tranquillo? Non lo so, non ho idea. Vedremo. Avanti. Avanti, Amug. Preparati a morire. Siamo con questo Kuga maestro Sei armaiolo. tu il Comunque prossimo Kuga da solo tre ammazzare? livelli Bene. sopra, eh. Porca di quella! Dai, Amug. Via bestie. Bestione. Ma che tipo spia? Vai, vai, Amug. Sì, vabbè, questo però è forte, eh. Questo mi sa che è forte. Bravissimo l'amico suo! Momento Andre the Giant, vai! Però menalo! È un mito, è un mito! Comunque quello. Aia! Temo che Amur la bestia farà una brutta fine. Ho sto timore.
Ho sto serio timore che farà fine. Porca miseria, però forte c'è. Maestro armaiolo. Sto maestro armaiolo. Ma porca. Ma porca. Allora, Amuke, versione ignifugo, ok. Però dovresti, oltre ad essere ignifugo, dovresti anche fare qualche cosa. Niente. Prende legnate e basta. Inferocito, sei inferocito. Ma... Inferocito si serve a poco. E questo nel frattempo va presto anche dei livelli. Danno non gli è stato fatto praticamente nulla. Vabbè, ok. Allora. Il Ramingo! Non mi serve aiuto! Tu con me. Ok. È immune alle frecce, porca. Toglietemelo di dosso! Vai, vieni, vieni! Vieni qui! Occhio alle gambe! Vieni qui! Non ho paura di te, Caragor! Vieni qui! Mentre questo. Ah, fine combatte col Caragor! Va bene! Sai che probabilmente gli fa più male il Caragor del mio. Questo sembra essere forte. Io sì. Lo senti? È odio, puro, caldo, rabbioso odio. Ed è tutto per te. Brucia dentro di lui e vuole usarlo per ridurti in pochia. Ah, c'è, c'è quello che parla per te? Ok, vieni. Non lasciate scappare quell'umano! Ok, salve! Ah. Tu con me! Vai in effettista! Dai che devo... Devo prenderti! Sei con me tu! No, come inferocito! No, io non voglio che ti inferocisci! Tu devi stare tranquillo! Tranquillizzati! E compreso! Questo mi piace guardare in giro! No, no! Nessuna pietà! No, non ammazzatelo! Non ammazzatelo che devo prenderlo! Non puoi resistere! Tu con me! Recluta! Fai parte del mio esercito! Oh! Io sarò il tuo prescelto! Benissimo! Ordine! E a te ti ordino di infiltrarti! Subito! Infiltrati! Conferma missione! Oh, allora! Nuova missione nemesi creata. Oh. Vai. Oh. Mentre qua c'ho una sorta di piccolo esercito qui con me. Piccolo esercito di 3 persone. Oh. E adesso proviamo. Col nuovo Kuga Master Armaiolo. Che questo sembra veramente forte. Per questo ho voluto insistere. Per averlo. Che questo sembra davvero forte. Sono un... ma nulla. Non hai motivo di preoccuparti. Se lo dici tu. Andiamo, appena cominciato. Bene. Comincia, dai. Avanti. Olè. Facciamo scoppiare tutto. Sì, però... Maestro armaiolo, però porca miseria. Oh, bravo. Bello. Un po' di... fiato al, un po' di fiato potere dell'aglio. Beh, alla grande signori, questo
Questo è ottimo. No, però. Fiatello. Senti. Avanti, però. Ti vuoi riprendere un attimo? Avanti. Che si bomboni. Che ne dici? Vuoi fare qualcosa? Non puoi saccheggiare i vivi. Oh, ma hai rotto però, eh. Avanti! Ma sei Mastro Armaiolo e quattro bomboni in fumogeni ti fanno il suo problema! Dai, signore! Oh, Spear! Oh! Adesso però insisti. Niente. Avanti. Dai. E dai. Maestro d'armi. Ma sei maestro d'armi o che cosa? Oh, avanti. Spia. Bella lì. Bene. Benissimo. E Muzzo immediato è caduto con esplosione. E infiltrata e oh, è vivo, giusto? È vivo. Ok, va bene. Urlano sempre così tanto quando li butto nella lava. Allora, con 6, e dico 6 infiltrati, io direi che è anche giunto il momento, no? Vediamo un po'. Guardi del corpo. È un'imboscata. Oh, perfetto. Direi che è giunto il momento. Allora, mappa, io direi che mi sposto qui, ecco il viaggio rapido, e dopo sto bello viaggio rapido provvediamo ad andare a fare questa missione. Eliminiamo questo qua che è un altro che... Sei sempre più debole ad ogni attacco. Sì, sì. Non potrai respingerci per sempre. No, no, certo. Ma infatti c'hai ragione. È per questo che te li sto prendendo tutti praticamente. Cosa succede? Perché ci sono... c'era una musichetta strana. Oh, e questo è finito. Giusto per avere un po' di informazioni su qualcuno. Posso? Allora, marchio minaccia di morte. No, marchio minaccia di morte. Rivela informazioni. Sì, riveliamo su questo. Dai, questo qua che è, non so, è un cavaliere dello zodiaco Dark. Shaka, uccisore di re. Perfetto, ottimo. Buono sapersi. Buono sapersi. Adesso però. Non mi prenderai vivo! Tu! Ah! Iii. Ma che cosa? No, fermi! No! Sentite, io qua c'ho da fare, scusate! Oh, per fortuna che ogni volta che inizia la missione tutto questo si resetta! Allora, Snaffolo Storpiatore, sta conducendo imboscata, bla bla bla, ok! Allora... C'è una nullità umana, ragazzi! Che ne direste di spezzettargli qualche ossicino? Per il lucente, signore! Mi sa che lo faranno prima te, amico mio. Ah, ok. Brucerai nel monte fato per questo traditore. Aspetta, fermi, fermi, fermi! Non c'è bisogno di ammazzarlo. Se viene la nostra parte... Sono il tuo padrone! Oh, servo il lucente signore. Perfetto. Buono. Benissimo. Così. E abbiamo anche disabilitato questo. Io dovrei anche essere ordine disponibile. Cose disponibili. Io adesso ho sbagliato intanto il tasto. Direi di vari di cose. Ah, qua c'è l'ordalia ghoul, sì, che da 0 XP, cose così a caso, carine, ma molto a caso. Tu cosa sei? Tank
Ashgan Ventre di Fuoco, Tank Ardente. Localizzato all'area della ricerca. No, io direi viaggio rapido fino a lì. Poi, vabbè, come al solito dovremmo ritornare, diciamo, a fare la solita strada. E direi come di chiudere questa puntata con una cosa. Dai, che a livello di spionaggio è la cosa che diciamo che ha un po' di senso. Metterci come infiltrato nostro qui l'omino che noi abbiamo appena preso. No, guida la catena e ha lo storpiatore. Dov'è lo storpiatore? Luci regare, il credente, il forte, Snafu lo storpiatore. Oh, ordine, caro Snafu, infiltrati qua. Che a te ti conoscono e te fanno passare. Caro Snafu, guarnigione, no, vabbè, ma che guarnigione? Che guarnigione? Oh, allora. Però mi sono dimenticato una cosa. Mi sono dimenticato di segnare la missione. Vabbè, sempre. Il posto è sempre lo stesso, però è sempre meglio avere chiaro il tutto. Allora, io direi a questo punto di andare di lì. Non ce ne sono, quindi saltiamo. E afferrati, ma porca. Non ce la faccio ogni volta. Sembra che ce la posso fare. Arrivare a volo a fermarmi lì. E ogni volta niente. Allora, andiamo alla situazione là, ci sono cave, caverne, robe varie. Io direi chi stanno esecutando? A cui stanno esecutando quelli? Perché corrono? Dove vanno? Vabbè, ok, a un certo punto io corri. Sali, 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 ho detto sali, porca di quella, sali. Oh, poi sali un altro po', sali, sali, ole, a posto. Potrei saltare lì e poi da lì andare diretto. Ma ci sono due Karagor che si spaccano tra di loro? Aspetta. No, è un Karagor se basso contro uno addestrato. Non so chi vincerà. Io intanto. Ok. Ma se me ne frego di tutto. Aspetta, indica la tua ultima posizione nota. Non ce n'è posizione. Ciao, ciao. Io saluto. Salve, ma vi levate dalle palle per favore? Allora, nuove missioni disponibili. Non mi interessa. Perché? Che ha? Perché se n'è andato? Perché mi ha disattivato la missione questa? No, io non voglio snaffare. Sangue di Nano, Delfo, Duomo, Oh. Ok, tu con me. Scusa, io per. C'è. Snafu! Dico. Snafu, io t'ho detto infiltrati. Cioè, che cosa. Scusa, ma. Snafu! 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 Che perché te la dai per Ashgarn? Ma la sapete, reata, t'ha infiltrato il duco! Oh, allora. Snafu, ok, vediamo se. Vediamo se. Adesso, infiltrazione. Oh, Emerald. Oh, meno male. E finalmente si fa le cose come si devono fare. Anche piglia, di sua iniziativa, piglia. No, io devo combattere il tank. Ma va a cagare. Ma pensa alle cose giuste. Cos'è stato niente? Tranquillo. Non è stato niente. Non è stato niente. Vieni qua, io adesso
Là ci sono robe, ci sono rotti scatole, credo di no. Sì, invece. Anzi. Via. Oh, e questo mi dà soldi. Oh, e adesso Snafulo storpiatore, chiuderemo con questo. Con questo scontro chiuderemo questo scontro, caro Snafu. Per caso ti va di provare a battermi? E vediamo. Tu osi sfidarmi? Così sia. Va bene, però dovresti... Ah, c'hai i replicanti! C'hai i replicanti! Bene! Quello è cagionevole al veleno e questa è un'ottima notizia. Ok. Dietro di te. Bene, sei incantato. Ok, sta lì. Si vanta mentre si prende le lance addosso. Però anche mi sa che le ricambia anche. Dice, uno l'ha seccato con una lancia sola. Minchia, però, ragazzi. Ah, però, no, metà vita l'ha presa. Altro che non ha fatto niente. Mi ha fatto così. Avanti. Oh, benissimo. Dai che avvelenato, non sto vedendo niente. Pure inferocito dalle ferite mortali, però dovresti. Dai. No. 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 Dai. Raga. No. Gura scuoti montagne. Ce la prendiamo. Però no, non lo voglio. Tremato. No, lui. Tu. Oh, tu caro scuoti montagne. Sei il mio piano di riserva. Recluta. Lotta con me. Oh. La tua scelta mi fa onore. Bene. E allora infiltra. Tu ti infiltrerai lì. Caro scuoti montagne, scuotile davvero adesso. Ok, però mi fa. Scusate, io c'ho da. Scusate, c'ho da fare, c'ho da fare. Scusate. Scusate, c'ho da fare. Vorrei anche da fare. Ma scendi. Oggi morirai. No, oggi no. Allora, io direi che su questa immagine possiamo chiudere qua e darci appuntamento alla prossima puntata di L'ombra della guerra e dell'ignoranza. La prossima puntata riprenderà esattamente da qui, da questo fotogramma, da questa infiltrazione contro Asgard ventre di fuoco. Io credo, dettagli, io credo che la situazione sarà turbola. Fuori istruttrice, cose. Vabbè, ok. Comunque, detto questo, saluto tutti quanti voi. Alla prossima.